cosa è successo effettivamente qua, da quant'è che c'è l'incendio? Guarda, io personalmente me ne sono accorto, ho sentito due o tre esplosioni che a mio avviso sembravano pedanti, però ho detto pedanti, non gli ho peso. Poi quando ho visto il fumo, perché io abito, cioè le finestre qui a, non alla prima tromba ma alla seconda, e ho visto il fumo nero, ho detto allora qualcosa è successo, una macchina, un cassonetto, un qualcosa. Invece poi scendendo per le scale ho visto che il fuoco veniva proprio dall'inizio dell'impalcatura qua. E istintivamente io insieme ad altri componenti del palazzo sono sceso giù ai garage, ho attaccato i manicotti, ho tirato su l'acqua il più possibile per cercare di tamponare. E nonostante i vigili siano arrivati subito, siamo ancora con l'incendio che è pienamente in corso. Sì, perché come si può vedere dietro al veterinario qui, come stanno facendo i lavori, allora sotto la ditta lascia sempre polistirolo, il cappotto diciamo che va messo sul palazzo. Probabilmente, non te la do per certo, c'è una mano dolosa, secondo me. Una mano dolosa perché anche c'è anche una vittima purtroppo. Dicono due. Due vittime, appunto. Non credo che un semplice mozzicone di sigaretta fa tutta sta cacciata. Grazie. Quindi secondo me è qualcosa di doloso. Grazie.